riprendiamo e continuiamo su questo tema, ovvero introduciamo finalmente il caso di Victor Ponti, anche se vi ricordo quella distinzione che facevo un po' forzata tra Enfant Sauvage quando ne parla Pinel e Victor quando ne parla, perché indica una differenza di approccio. Comunque, scusate, ma il caffè ci vuole. Allora, quando Victor giunge a Parigi, viene affidato alle cure dell'Istituto per i Sordomuti, della Abate Sicard, presso cui lavora appunto anche Itard, e diventa ben presto oggetto della curiosità generale. Un bel articolo, un importante articolo che venne pubblicato in una rivista intitolata Décadre philosophique, nel numero 10 del 10 vendredì dell'anno 9, nel numero 10 dell'anno 9, quindi siamo intorno al 1801, appunto, volume 27, intitolato Riflessioni sul selvaggio da Veroni. E su quel che ci dice in generale il rapporto all'uomo e allo stato di natura, in cui l'autore, che è anonimo, scrive: vi sono pochi giornali che non abbiano parlato del selvaggio e dell'Aveyron e che non abbiano cercato di dare al pubblico un'idea di questo fenomeno davvero fuori dall'ordinario. È un importante articolo quello, perché serve a introdurre, ci permette di comprendere come Victor venne accolto a Parigi, che era al centro del mondo intellettuale, non solo francese. Non solo, ovviamente si scatenarono le più disparate illazioni a proposito della sua personalità e della sua storia. L'uomo di natura di Rousseau sembrava essersi incarnato nel giovane Victor, ma proprio perché in qualche modo si sperava in questa manifestazione, in questa epifania dell'uomo di natura rousseauiano, la delusione per i modi ferini, selvaggi, selvatici proprio, per lo spettacolo degradante che viene offerto agli occhi degli spettatori è cocente. L'anonimo collaboratore della Decapi, di cui vi ho parlato un attimo fa, ha il merito di chiarire una serie di punti di grande importanza che impediscono al discorso di prendere pieghe troppo semplicistiche. Oltretutto, aspetto particolarmente importante per quel che riguarda adesso noi che stiamo affrontando questo aspetto, questo anonimo autore illustra con grande cautela il problema decisamente spinoso delle condizioni psicofisiche di Victor. Tale cautela, almeno inizialmente, sarà condivisa dagli studiosi dell'Istituto per i Sordomuti e da quelli della Società degli Osservatori dell'Uomo, ma ben presto sarà proprio Pinel ad abbandonarla. Forse effettivamente un po' troppo precipitosamente. Insomma, anzitutto bisognava capire se Victor si trovasse nelle note condizioni di arretratezza psicoaffettiva solo a causa della vita solitaria che aveva condotto fino ad allora, o piuttosto se non era possibile riscontrare in qualche genere di malformazione fisica o di malattia. La commissione incaricata dalla Società degli Osservatori dell'Uomo di esaminare Victor comprendeva, oltre a Philippe Pinel, di cui vi ho abbondantemente parlato, anche, si noti, questi sono nomi importanti, Georges Cuvier, cioè uno dei padri fondatori della biologia e degli studi sull'evoluzionismo. De Girardot era uno studioso del linguaggio e di psicologia, diremmo noi oggi. Sicard, l'abate Sicard, direttore dell'Istituto per i Sordomiti, e Geoffrey, di cui vi ho letto prima quella pagina, cioè segretario
della società. In pratica, un alienista, un naturalista, come qui viene, un filosofo di linguaggio e psicologo, come di Girondo, e direttore dell'Istituto per i Sordomuti. Va riconosciuto, però, a Pinel di essere stato l'unico a lavorare effettivamente sul caso di Victor. Gli altri componenti della commissione si sono limitati a leggere le carte, potremmo dire. È probabile addirittura che Sicard non se ne sia assolutamente interessato. Però altresì probabile che Pinel non abbia minimamente tenuto conto dell'articolo pubblicato sulla Descartes Philosophique perché non ha, come possiamo dire, non si è interessato a una serie di aspetti che quell'articolo mettiamo in rilievo e che invece servirà molto a Itard. Scrive l'autore, no, l'autore anonimo dell'articolo della Descartes Philosophique. Anzitutto, per osservare bene lo stato attuale di un simile individuo, occorrerebbe non accontentarsi di alcune ore trascorse in momenti diversi presso di lui. Bisognerebbe vivere in qualche modo vari giorni al suo fianco, bisognerebbe seguirlo nei diversi istanti della sua esistenza, assistere alla nascita e allo sviluppo dei suoi bisogni. Paragonare le impressioni che riceve e non lasciarsi sfuggire neppure un aspetto delle sue azioni e del suo carattere. E non è tutto. Bisognerebbe inoltre osservarlo in uno stato di libertà nel quale egli sia in tutto e per tutto se stesso. È, se ci riflettete, uno schietto programma rousseauiano. È davvero uno schietto programma da Emilio di Rousseau. Soprattutto quest'ultima frase, osservare uno stato di libertà, significa lasciare che il bambino, che Victor, non si senta costretto. Ovviamente questo è un progetto praticamente irrealizzabile. In pratica si tratterebbe di vivere con Victor, in qualche misura come farà Itard e non come fa Pinel, ma una volta, diciamo, dato per assodato che questo approccio non è stato quello poi seguito da Pinel, veniamo alle conclusioni. Esaminato con attenzione Victor, Pinel conclude che si tratta di un individuo irrimediabilmente leso nei suoi organi cerebrali, e non semplicemente menomato da un lunghissimo periodo di solitudine. Questo che significa, di nuovo, torniamo al discorso di prima, significa che il caso di Vittorio è un caso che si pone al di là della possibile guarigione, al di là della tecnica. Rientra nel caso di quegli idioti che non possono essere in alcun modo educati. All'inizio della sua relazione, Pinel consente, riconosce che gli scienziati che si occupano in particolar modo della storia dell'intelletto umano, cioè noi diremmo oggi della formazione delle idee, la formazione dell'individuo, sono stati lieti di poter studiare l'indole primitiva dell'uomo e di poter conoscere la serie di idee, di sentimenti morali che sono indipendenti dallo stato sociale. C'era il sogno veramente di tutti coloro che si erano formati su Rousseau. Osservare come un uomo che non venga allevato all'interno della nostra società si sviluppi moralmente e intellettualmente. Ma, aggiunge Pinel, ben presto queste brillanti prospettive sono venute meno per effetto della grande limitatezza delle facoltà mentali di questo ragazzo e dell'assoluta mancanza del dono della parola. Qui torniamo al problema della parola. In realtà Victor non può dire nulla sul grado di perfezione che potrebbe raggiungere eventualmente un uomo che non fosse allevato dai suoi simili, ma che vivesse in uno stato di perfetta natura, perché Vittore
soffre di una malattia, era essenzialmente intaccato fin dall'origine da un deficit originario, grande limitatezza delle facoltà mentali, non era adeguatamente sviluppate indipendentemente dal fatto di essere vissuto in solitudine. Per prima cosa, dice Pinel, bisogna cambiare il termine di paragone, non più i selvaggi. Cioè, nel momento in cui, e questo è un'eco lussoiana importante, nel momento in cui Victor era stato trovato, immediatamente, la parola stessa, enfant sauvage, era stato paragonato ai selvaggi, cioè coloro i quali, in teoria, nell'antropologia, nell'etnologia, nella letteratura dell'epoca, vivevano in uno stato più prossimo a quello naturale. Quindi, Pinel ritiene che questo sia un paragone sbagliato. Non più i selvaggi, intorno ai quali abbiamo soltanto nozioni molto incomplete, notate, e questo è importante. Paragonare Vittorio ai selvaggi significa paragonare un bambino di cui sappiamo poco, a esseri di cui sappiamo poco. Cosa sappiamo noi di selvaggi? Noi crediamo di avere adeguate informazioni, noi crediamo di sapere cosa significhi essere un selvaggio, cosa significhi vivere da selvaggio, ma in realtà questo è presunzione, è un pregiudizio. Noi, i nostri studi sulla vita dei selvaggi sono studi ancora non sufficientemente corroborati, per cui è meglio cambiare termini di paragone. Infatti, piuttosto che paragonare i selvaggi, è meglio, si è notato, dice Pinel, che il cosiddetto selvaggio dell'Aveyron presentava numerose caratteristiche accertabili anche in molti ragazzi le cui funzioni sensoriali o le cui facoltà mentali sono più o meno lese e che sono condannate a vegetare tristemente nei nostri ospizi in quanto non sono suscettibili di alcuna educazione. Ecco, il paragone definitivo, ciò che permette a Pinel di ricondurre un caso non noto, un caso ignoto, a qualcosa di noto, a qualcosa di già conosciuto. Victor non è un selvaggio. Victor presenta tutte le caratteristiche di quei poveri esseri, gli idioti, che si trovano a vivere, a vegetare tristemente nei nostri ospizi e che non sono suscettibili di educazione. Vedete il taglio alla radice. Il cosiddetto selvaggio, osservato da Pinel, lascia errare lo sguardo senza mostrare alcuna attenzione diretta e solo gli oggetti necessari alla sua sussistenza o sui mezzi di evasione che gli vengono offerti quando si trova in una stanza riescono a fermarne per un attimo l'interesse. Solo ciò che suscita in lui un moto di sorpresa può sperare di coinvolgerlo, ma solo per un attimo. Inoltre, il suo sguardo è così poco esercitato che non sembra saper distinguere un oggetto dipinto da un oggetto in rilievo, ma egli è ben lungi dal consultare il tatto, il senso dell'intelligenza. Questa è la prova definitiva. Notate, il tatto e il senso dell'intelligenza, anche qui ho accennato più volte al filosofo Condillac e alla sua ipotesi di una statua animata, è mediante l'esperienza sensoriale tattile che in realtà, paradossalmente, diceva Condillac, è possibile ipotizzare la formazione di un pensiero. E anche l'uomo, che in possesso di tutti e cinque sensi, in realtà giunge a un'adeguata comprensione del mondo, di sé, e quindi a formare le idee adeguate mediante l'esperienza tattile, la combinazione tra vista e tatto. Bene, dice Pinel.
Il bambino, il cosiddetto selvaggio, sembra incapace di distinguere l'immagine da un oggetto vero, ma non fa quell'unica cosa che dovrebbe fare per verificarne la differenza: andare a tastarlo. Non usa il tatto per giudicare le diverse forme dei corpi e per applicare industriosamente ad essi le falangi delle dita per palparli meglio. Si mostra, al contrario, molto maldestro nella maniera di afferrare con la mano i vari cibi di cui fa uso. Le dita restano allungate e l'organo del tatto si mantiene in una assoluta inazione. Anche qui, mi ricordo la scena del film, l'esperienza che ne farai tardi, partono dalla stessa prospettiva. L'importanza dei sensi, l'importanza dello sviluppo sensoriale, l'importanza attribuita ad entrambi al tatto, il fatto che tra le prime cose che farà Itar quando porterà Victor a casa sarà fargli un bagno caldo per cercare di ammorbidirne lo spessore della pelle e quindi risvegliare quella sensibilità tattile che la vita, attenzione, però, che la vita solitaria e condotta nei boschi aveva in qualche modo bloccato. Anche qui, differenza di approccio radicale. Cos'è che ha reso Victor così insensibile? Nel senso incapace di sentire mediante il tatto, incapace di utilizzare adeguatamente questo senso. Per Pinel è un deficit originario, è un difetto originario da cui non si guarisce, per Itar invece è la vita condotta nei boschi. E quindi non è un dato di natura, ma è un dato di nuovo, tra virgolette, artificiale. Però vedete, l'artificio giunge così prossimo alla natura da quasi confondersi con essa. Dato artificiale non è solo ciò che l'uomo produce, ma dato artificiale è anche ciò che viene impedito che si sviluppi adeguatamente perché si cresce in un contesto, quale è quello naturale, che non è quello in cui crescono solitamente gli altri uomini. Quale altro mezzo abbiamo, si chiede ancora Pinel, per giudicare la natura delle idee di un individuo umano che non siano i gesti di un certo tipo o certi movimenti della testa e del tronco, ovvero l'uso della parola? Quindi, la domanda che si pone Pinel, e insisto, Pinel che ha già una notevole esperienza, che ha affrontato i problemi di comunicazione con i folli, con i malati, negli anni precedenti, ne ha fatto un punto di forza della sua elaborazione. Dice: come faccio a comunicare? Come faccio a comprendere la natura delle idee di un mio eventuale interlocutore se non attraverso appunto la comprensione dei gesti, dei movimenti e della parola? Ora Victor non può parlare e tutti i suoi gesti e movimenti corporei sono privi di senso, oppure si riferiscono soltanto ai propri mezzi di nutrimento. A questo punto, in che modo ci si può accertare se possiede idee di una certa natura? Pinel, come vedete, in qualche modo neanche si pone il problema di comprendere l'eventuale senso di quei gesti e di quei movimenti che egli ritiene siano privi di senso. Forzando un po' la mano, potremmo dire che non si pone il problema se semplicemente Victor sia cresciuto all'interno di una cultura diversa. Giocando un po' con le parole, potremmo dire se quei gesti e quei movimenti fossero sensati all'interno della cultura dei lupi. Si dice che Victor sia stato in qualche modo allevato, abbia avuto contatto con branchi di lupi. Non è così, non si sa se è vero, ma non è questo il punto. Cioè, vivere in un contesto e quindi una cultura diversa, non umana, può fornire spiegazioni a gesti che non sono quelli che noi ci attendiamo. Perché non ci attendiamo quel tipo di gesti in altri? Perché sarebbero gesti prettamente umani. Perché
Ma di nuovo, cosa sono i gesti prettamente umani? Sono quelli che hanno senso all'interno di una comunità umana. Pinel, da questo punto di vista, esclude questa possibilità. A questo punto, dice Pinel, si può ritenere che Victor possiede solo quelle idee che sono relative all'istinto puramente animale e si è indotto a formulare la stessa ipotesi anche a causa del modo incompleto in cui gli organi sensoriali sono stimolati dalle impressioni degli oggetti esterni. Sembra, scrive Pinel, che intorno a tutto ciò che non concerne il suo nutrimento o i suoi mezzi di evasione, questo ragazzo non conservi alcuna idea, ovvero che, sprovvisto com'è di attenzione, cioè incapace quindi di concentrarsi, non elabora che idee fugaci, le quali scompaiono non appena sono prodotte. Victor agisce soltanto attraverso un'agitazione meccanica. Sembra mancare della dimensione temporale e se si potrebbe attribuire ad una forte capacità memorativa o allo slancio di una vivace immaginazione, quelle gride acute o quegli sgangherati scoppi di risa che emette bruscamente di tanto in tanto, senza alcuna causa apparente e che animano qualche volta il suo volto, bisogna ricordare, dice Pinel, che questi fuggevoli momenti di ilarità vaga e delirante si osservano assai spesso in molti ragazzi o adulti affetti da idiotismo e rinchiusi nei nostri ospizi. Cioè, quei gesti, quei movimenti, quei comportamenti, quegli scoppi di risa che sembrerebbero in qualche modo denotare la presenza di un pensiero in Victor, in realtà, dice Pinel, sono gli stessi che noi notiamo in quegli adulti, in quei ragazzi affetti da idiotismo. Cioè, Victor viene ricondotto all'interno di questa patologia. Si tratta di trasporti vivi e spontanei che si rinnovano sia di giorno sia di notte senza che ne sia nota la causa. Alla fine della sua relazione, Pinel, a proposito di Victor, constata che i suoi atti esterni, limitati a una sorta di istinto animale, ci hanno suggerito l'idea di paragonarlo con i ragazzi e con gli adulti le cui facoltà mentali sono più o meno lese, e che incapaci di provvedere al loro mantenimento sono confinati negli ospizi nazionali. Qui la questione essenziale: incapaci di provvedere al loro mantenimento. Victor va collocato fra i ragazzi colpiti da idiotismo e da demenza, e non è possibile nutrire alcuna fondata speranza di ottenere qualche successo da un'istruzione sistematica e continuata. Anzi, Pinel consiglia a Sicar, il direttore dell'Istituto dei Sordomuti, di dedicarsi a un ragazzo che Pinel ha in cura a Bicêtre e che in diverse occasioni ha dimostrato di essere più sveglio di Victor. Si può ricordare, scrive Pinel, un altro ragazzo che è sordomuto e che senza aver avuto alcun maestro esprime le proprie idee in modo più o meno incompleto mediante dei gesti. Anche quest'ultimo è pieno di discernimento e suscettibile di educazione. La cesura è definitiva. Non è sufficiente una lesione fisica. Non è sufficiente neanche vivere tutti quegli anni di isolamento, dice Pinel, per giustificare lo stato estremo di defaillance delle condizioni psicologiche e morali del bambino. Il bambino è incurabile. Ora, non si sa come Sicar abbia reagito a queste affermazioni di Pinel. Era stato proprio Jean Itard a curarsi di Victor fin dal suo arrivo all'istituto. Bisogna ricordarsi sempre che Itard era stato per un certo periodo allievo di Pinel, aveva lavorato proprio
con i malati di mente ed era un medico, cosa che poteva giustificarsi, car non era un medico. Però questa formazione comune di Ita e di Pinel permette di chiarire meglio sia, potremmo dire, le condizioni che permettono a loro due di comprendersi, sia di chiarire meglio paradossalmente le distanze che ben presto si evidenzieranno. Itar è, ho avuto modo di dirlo più volte, è una personalità molto complessa e la sua esperienza a Bicetta è stata un'esperienza importante. Il confronto con i malati di mente, con gli alienati, con gli idioti, con i dementi, con i maniconici, ed è altrettanto importante il passaggio che Itar compie dall'ospedale di Bicêtre all'istituto per i sordomuti, cioè da un luogo in cui si studiano gli individui malati, diremmo noi oggi, gli alienati, a un luogo in cui ci si confronta con individui, per usare un'espressione che allora veniva utilizzata, minorati, espressione che è stata utilizzata fino a qualche anno fa, che ad oggi non viene più utilizzata per fortuna, ma insomma che di nuovo non significava, non aveva una valenza morale particolare, non aveva una valenza specificamente denigratoria, per quanto venisse utilizzata anche come insulto, ma non era solo quello. Qual è il punto? Che un istituto che accoglie individui minorati o individui che hanno avuto uno sviluppo inadeguato, è un istituto che punta a non trattarli semplicemente come malati inguaribili, ma come potenziali cittadini o comunque individui che potenzialmente possono ritornare in quel circolo della comunicazione di cui vi ho parlato all'inizio. Itar si trovò a lavorare in una situazione tutt'altro che felice. La maggior parte degli osservatori dell'uomo, di componenti della società degli osservatori dell'uomo, di cui faceva parte Pinel, era restato fortemente e favorevolmente impressionato dalla relazione di Pinel. Pinel, lo ricordo, era un'autorità. Pinel, lo ricordo, è stato uno dei maggiori pensatori medici dell'epoca. Quindi una relazione di Pinel significava, non dico una pietra tombale sulle altre ricerche, ma un lavoro di cui tenere assolutamente conto, con la massima attenzione. Quindi la maggior parte degli osservatori ormai dava per scontata la malattia e l'incurabilità di Victor. Invece, secondo Itar, non era possibile assimilare il ragazzo ai malati mentali di Bicêtre, che egli aveva frequentato, che aveva conosciuto, ma era piuttosto da considerarsi un individuo affetto da una forma particolarmente grave di ritardo evolutivo. Questo ritardo colpiva tutto, dagli organi sensoriali alle funzioni intellettive, alla capacità di nutrire i sentimenti. Era la gravità, potremmo dire, del caso di Victor, era dovuta al fatto che il suo isolamento aveva impedito il normale sviluppo di tutta la complessa organizzazione psicofisica del bambino. E quindi di lì il ritardo degli organi sensoriali, delle funzioni intellettive, degli aspetti emotivi, dell'educazione sentimentale. Itar, con un grande garbo, esprime la sua distanza da Pinel immediatamente. Scrive Itar: ora si comprende il motivo per cui io espressi un pronostico favorevole circa il successo delle mie cure. Attenzione, quando qui Itar usa l'espressione pronostico, sta usando un termine tecnico della medicina. Significava, in medicina, il pronostico, la prognostica, la prognosi, in dei conti, è l'indicazione dello sviluppo successivo dello stadio, uno stato di malattia e la sua risoluzione, prognosi positiva, guarigione, prognosi negativa, vabbè, morte. Qui
sta rivendicando la sua educazione di medico. Infatti, scrive Itard, calcolando il poco tempo che aveva trascorso fra gli uomini, il selvaggio della Veyron appariva non tanto un adolescente affetto da imbecillità, quanto un bambino di 10 o 12 mesi. Notate, è un bambino che aveva abitudini antisociali, una testarda disattenzione, organi poco flessibili e una sensibilità accidentalmente affievolita. Guardate, questo anche qua, Itard fa immediatamente notare un aspetto fondamentale. Causa principale, essenziale, della situazione di Itar è suo essere vissuto in isolamento. Perché vivere in isolamento non significa, come nel sogno rousseauiano, lasciamo perdere se poi Rousseau davvero ci pensava una cosa del genere, nel sogno che tutti quanti nutrivano dopo aver letto Rousseau, vivere sviluppando liberamente le proprie facoltà significa paradossalmente vivere senza svilupparne alcuna, perché è la nostra vicinanza con i nostri simili che ci permette di crescere. È come un bambino di 10-12 mesi. Nella premessa ai suoi memoir, alle sue relazioni, Itard scrive: gettato su questo globo, senza forze fisiche e senza idee innate, incapace di obbedire da solo alle leggi costituzionali della propria organizzazione, che lo vuole al primo posto nel sistema degli esseri, l'uomo solamente in seno alla società può trovare quella posizione di preminenza che gli è stata assegnata dalla natura. E senza la civiltà sarebbe uno degli animali più deboli e meno intelligenti. Questo è il punto di partenza di Itard. Il punto di partenza di Itard consiste nell'affermare che lo stato di Victor è dovuto al suo non essere umano, meglio, nel suo essere un essere umano abbandonato dai propri simili e quindi nel non essere riuscito a svilupparsi organicamente. Quando dice senza idee innate, non è questa una semplice battuta, questa di Itard, perché Itard ritiene, proprio sulla scorta di Condillac, sulla scorta di Locke, sulla scorta di quella di quei medici, di quei filosofi a cui egli fa riferimento, a cui fa riferimento anche Pinel, che la mente umana sia una tabula rasa. La mente umana, noi sviluppiamo le nostre idee in virtù della nostra esperienza, in virtù della nostra esperienza sensibile, è dai sensi che originano le nostre idee. Ma l'esperienza che noi deriviamo dai sensi, potremmo dire, è un'esperienza disordinata, caotica, se non cresciamo all'interno di un sistema ordinato. E per sistema ordinato dobbiamo pensare a un sistema pensato da uomini per gli uomini. La nostra organizzazione, il nostro corpo, la nostra costituzione fisica, le leggi costituzionali della propria organizzazione. Cosa sono le leggi costituzionali della propria organizzazione? Un'espressione abbastanza curiosa, le leggi fondamentali che in qualche modo definiscono, condizionano lo sviluppo della nostra mente e del nostro corpo. Ebbene, queste leggi si possono consolidare e sviluppare soltanto in società. Verità indubbiamente ben ribadita la necessità di vivere in società, ma che nessuno ha ancora rigorosamente dimostrato. I filosofi che per primi l'hanno enunciata, coloro che l'hanno in seguito sostenuta e propagata, hanno portato come prova lo stato fisico e morale di alcune tribù nomadi, da loro ritenute non civilizzate perché non lo erano alla nostra maniera. E presso queste tribù sono andate a attingere i tratti dell'uomo al puro stato di natura.
Qui sta confutando, potremmo dire, il modello interpretativo con cui era stato immediatamente avvicinato Victor, il selvaggio. Cos'è lo stato di natura? Non è sufficiente dire che lo stato di natura è quello in cui vivono alcuni barbari, alcuni selvaggi, se non altro perché noi tendiamo a chiamarli selvaggi perché vivono in maniera diversa dalla nostra, ma lo sono veramente, oltretutto. Che senso ha quella definizione? No, che se ne dica, non è nemmeno lì che lo si deve cercare di studiare. Nella più errabonda orda selvaggia, scrive Itard, come nella più civilizzata nazione europea, l'uomo è solo quel che lo si fa essere. Cioè, l'uomo è sempre il risultato dell'educazione. Necessariamente educato dai suoi simili, egli ne ha contratto le abitudini e le esigenze. Le sue idee non sono più sue. Egli ha goduto della più bella prerogativa della sua specie, la suscettibilità, cioè di sviluppare il proprio intelletto per mezzo della forza dell'imitazione e dell'influenza della società. Notate di nuovo il tema dell'imitazione. Quel tema che Pinel aveva utilizzato per escludere ogni possibilità di recupero da parte di Victor. Fondamentalmente l'educazione di Victor, ciò che Victor sembra avere acquisito soltanto sulla base di un'imitazione, in riflessa. Bene, dice Itard, attenzione, che l'imitazione è la prima forma di educazione. Qual è il punto? Che l'imitazione fa sentire tanto più la sua forza, la sua più rilevanza, quanto più ovviamente il bambino è piccolo. E quindi, semplicemente, noi non ci rendiamo conto che tutta la nostra educazione, tutta la nostra formazione ha le sue basi originariamente nei bambini, lui diceva 10-12 mesi, nei neonati, l'imitazione. E siccome non ci rendiamo conto di questo aspetto, riteniamo che siano altri le cose che contano, che siano altri aspetti quelli più rilevanti. Cioè, possiamo presumere che Victor non sia educabile soltanto perché egli si limita ad imitare, ma Victor non fa altro che ripetere ciò che tutti i bambini fanno. La differenza qual è? Che Victor ha ormai 10 anni. Victor ha 10 anni e lo abbiamo osservato per pochissimo tempo, pochissime settimane. I bambini, invece, non li osserviamo, in qualche modo potremmo dire li osserviamo senza guardarli perché neanche ci rendiamo conto, ma i bambini vivono con noi per mesi e anni. E occorrono mesi ed anni perché abbiano un adeguato sviluppo. Continua Itare. Si doveva quindi cercare altrove il tipo dell'uomo veramente selvaggio, che non deve nulla ai suoi simili, e dedurlo dalle storie particolari di quel ristretto numero di individui che nel corso del XVII secolo sono stati trovati a intervalli diversi a vivere in uno stato di completo isolamento nei boschi in cui erano stati abbandonati nella più tenera età. Caso di Victor non era il primo, ci sono stati altri casi di bambini abbandonati, ma che non sono stati fatti poi di oggetto di studio. Privi dei vantaggi della società, cioè, privi dei vantaggi dello sviluppo graduale della propria personalità, della propria mente, del proprio corpo, gli altri fanciulli trovati in uno stato di isolamento individuale non apportarono alla società che facoltà profondamente intorpidite, contro le quali dovettero arenarsi, ammesso che fossero stati tentati e diretti alla loro educazione, tutti gli sforzi uniti di una metafisica agli albori,
ancora impacciato dal pregiudizio delle idee innate, e quindi essenzialmente metafisica qui va intesa un pensiero particolarmente astratto, eh? E la metafisica di cui si parla è il pensiero di Condillac, il pensiero cioè di un autore che aveva più degli altri approfondito il problema delle origini delle idee e delle nostre facoltà intellettive, delle nostre facoltà morali. Bene. Illuminate. Ah, scusate. Allora, metafisica agli albori è di una medicina le cui vedute necessariamente limitate da una dottrina del tutto meccanica. Allora, qui Itard, come Pinel, come molti altri, sta prendendo le distanze da una medicina di stampo meccanicista, potremmo dire, quella medicina che si fa risalire a Descartes, a Cartesio, in cui il funzionamento del corpo, tutto, anche nei suoi aspetti psicologici, e quindi la totalità dell'organismo umano e del mondo mentale, altresì, si basa su spiegazioni di tipo meccanico. Meccanico nel senso proprio più banale, cioè il corpo è una macchina, ma questo modello, più che sbagliato, è un modello insufficiente perché le funzioni nell'organismo umano sono tanto complesse da non poter essere adeguatamente comprese in base a quel modello lì. Illuminate, allora, illuminate dalla fiaccola delle analisi, dandosi reciprocamente mutuo appoggio, queste due scienze, la metafisica di Condillac e la medicina, si sono oggi spogliate dei loro vecchi errori, hanno fatto progressi enormi. Così si avrebbe ragione di sperare che se mai si presentasse un individuo simile, Vittorio, abbandonato, a quelli di cui abbiamo testé parlato, essi gli spiegherebbero per il suo sviluppo fisico e morale tutte le risorse delle loro attuali conoscenze. O che almeno, se questa applicazione si rivelasse impossibile e infruttuosa, si troverebbe in questo secolo di osservazione qualcuno che, raccogliendo con cura la storia di un essere così straordinario, stabilisse cosa egli sia e deducesse da quello che gli manca la somma sinora incalcolata delle conoscenze e delle idee che l'uomo deve alla propria educazione. Avrò l'ardire di confessare che mi sono proposto ambedue queste grandi imprese e che nessuno mi chieda se ho raggiunto il mio scopo. Sarebbe una domanda troppo prematura. Questa è la premessa al ragazzo selvaggio di Laveyron, di Itard. Qual è il suo obiettivo? Vedete, questo è un testo, insisto, un po' come altri, è un testo di filosofia. Ovviamente è il racconto di una vicenda umana, ovviamente è il racconto di una vicenda scientifica, ma l'obiettivo di Itard è quello di indagare per la prima volta con gli strumenti adeguati la nuova medicina, quella nuova metafisica, ovvero quella nuova filosofia che era quella derivata da Condillac, l'analisi delle sensazioni, l'analisi delle idee, il possibile sviluppo dell'essere umano, partendo da un caso particolare, quale è quello di un bambino che non è vissuto insieme agli uomini e che quindi non ha potuto adeguatamente sviluppare le sue potenzialità, le sue capacità. E scrive qui Itard, poco Victor. Dopo averlo trovato, un ministro protettore delle scienze credette che la scienza dell'uomo morale
avrebbe potuto trarre qualche lume da questo avvenimento. Vennero impartiti ordini perché il fanciullo fosse condotto a Parigi. Vi giunse verso la fine dell'anno ottavo, sotto la scorta di un povero e rispettabile vecchio che, costretto a separarsene poco dopo, promise di tornare a riprenderselo e di fargli da padre, semmai la società lo dovesse abbandonare. Notate questa che è una notazione che qui non so quanto retorica o quanto corrispondente a verità, il punto è una cosa differente. Perché scrivere questa riga in un memoir, in una memoria scientifica? Perché Itard sta dicendo, come dire, sottotesto, sta dicendo ai suoi critici, sta dicendo a Pinel, quel che voi con la vostra scienza non siete riusciti a vedere, cioè quel che voi con la vostra scienza avete ritenuto fosse vero, ovvero che costui fosse un povero idiota impossibile da guarire, un povero vecchio invece ha visto la verità, che è un bambino. Sicuramente un bambino con problemi, ma egli si riprometteva di fargli da padre, ovvero rinsaldare comunque quel legame umano e sociale che era stato lacerato al momento dell'abbandono. Potremmo dire. Con questo chiudiamo oggi, poi ci vediamo domattina alle 11 per la lezione di conoscenza con la professoressa Tarantino e poi alle 14 per l'altra lezione. Potremmo dire che ciò che Itard sta dicendo in questo momento, con quella semplice frase, è che la costituzione, la costruzione di un essere umano non può mai prescindere da una forma di legame sociale fondato su una comunicazione di affetti, quegli affetti che Victor non aveva mai conosciuto. Va bene, grazie per l'attenzione e per oggi basta così, ci vediamo domattina alle 11, ripeto, per la lezione in codocenza e poi domani.